ormai l'ho detto a tutti, sono pazzo di te. Siamo qui con Nevus, il Nevus, batterista di Porca Bestia. E non so, spiegaci un po' la rassegna. Allora, la rassegna si chiama My Generation, ci sarà Staino domani, ho capito, oggi ci siamo noi, che con la nostra esperienza, senza essere professionisti del disegno, ma della musica, abbiamo iniziato a disegnare, perché se non noi stessi fumetti, almeno tu se fossi uno di noi, come ti disegnerei? Siamo noi già un po' fumetti e ognuno ha la sua personalità, il suo modo di vivere, le sue convinzioni, i propri problemi. Messo insieme 8 uomini in giro in un furgone, si possono raccontare di tutte le storie, le favole. Dopodiché è facile metterle su carta se stai veramente 8 ore nel furgone con i tuoi compagni. E quindi io disegno come un pazzo, proprio un bisogno che ho. Al posto di fumarmi la sigaretta nevroticamente, io prendo la carta, prendo penna e carta e tiro giù. Avete mai pensato a un videoclip sotto forma di fumetto? Eh sì, è Style Olomanna, un po' alla South Park come tipo di animazione, che appunto parte da questo video Olomanna, Lorenzo Manarini, il nostro cantante, diventa Olomanna, che decide di lollificare il mondo dalla creazione in poi. Speriamo di rincontrarci. Ok, bocca al lupo. Chitarra e voce di Porca Bestia. Allora, Nevus già ci ha spiegato che, insomma, fumetto e Porca Bestia vanno quasi di pari passo. Addirittura ci ha spiegato che un Olomanna sotto forma di fumetto ha lollizzato il mondo. Tu come l'hai presa? Come hai preso questo? Vai e lollizza tutti quanti, mi hanno detto. Io sono andato, questa è la mia missione. Ognuno ha una missione nella vita. La mia è quella di lollificare, evidentemente. No, è quella di suonare, di portare allegria, un po' musica, quindi diciamo il Olomanna rappresenta questo. Siamo legati tra di noi, quindi dove va uno vanno gli altri, nel bene e nel male. E quindi i progetti futuri sono il disco nuovo che stiamo registrando in questi giorni, che uscirà in primavera, diciamo prima dell'estate. Posto. È la prima gaffa, l'abbiamo fatta. Allora, la gaffa ce la siamo giocata. Allora facciamo un'altra domanda sulla musica italiana. Allora, tu dall'interno dei Porca Bestia, come musicista, che consiglio puoi dare per cambiare la musica italiana? Di solito ci sono gruppi di nicchia o gruppi che purtroppo non riescono ad andare alla ribalta, cioè essere visibili per tutti, e altri che, diciamo onestamente, molto inferiori, però hanno un successo maggiore. E questo dipende molto dal potere economico che hanno chi sta dietro al gruppo, non il gruppo in sé per sé, perché spesso e volentieri non è la qualità del gruppo che fa il successo, ma è quanto potere economico ha.